La strage della Befana è molto più grande delle prime notizie apparse dopo il naufragio. Cosa sta succedendo nel canale di Sicilia e di che numeri parliamo? Beh sì, oggi i sopravvissuti sono stati riportati dalla nave della Guardia Costiera 18 a Catania, dove hanno incontrato i nostri colleghi che sono proprio sul porto a fornire assistenza, e dai racconti dei testimoni dei sopravvissuti appunto abbiamo scoperto come questa imbarcazione su cui sono partiti venerdì notte, tra venerdì e sabato quindi, i migranti fosse un gommone che era stipato ad inverosimile, fino a 150 persone a bordo. Dopo 8 o 9 ore di navigazione hanno cominciato a imbarcare acqua, chiaramente si è creato del panico a bordo, i migranti hanno cominciato a spostarsi a bordo del natante, molti sono caduti in acqua. La nave della Guardia Costiera è intervenuta abbastanza velocemente, pochissimo dopo che è avvenuto questo incidente, quindi sono riusciti a salvare 86 persone, a recuperare 8 corpi, però appunto, visto che a bordo c'erano 150 persone, i sopravvissuti, i migranti che hanno perso la vita e che sono andati, anzi, proprio sono scomparsi in mare, dispersi, sono stati 56. Questo porta il numero totale delle vittime a 64, quindi è un numero ben più alto dei 25 che già si temeva fossero morti, se si pensava fossero morti fino a ieri, ma in realtà questo numero è molto più alto, 64, quindi sì, possiamo dire che è una strage e possiamo anche confermare il fatto che se per i trafficanti mettono su un gommone di condizioni sicuramente non adeguate alla navigazione, 150 persone con questo mare nel mese di gennaio, non possiamo neanche più parlare di incidente, bisogna parlare chiaramente di crimine. Il 2017 che si è appena concluso, sono morte in mare 3.100 persone, sono passati semplicemente 8 giorni di gennaio e già dobbiamo contare più di 70 morti, perché calcoliamo anche 10 migranti che sono morti in un altro incidente dove è intervenuta la Guardia Costiera Libica.